18 novembre 2019, Gianni Colacione in compagnia di Antonella Sotira, l'avvocato Antonella Sotira che abbiamo già visto sui libri TV tante volte, in occasione di un evento contro la violenza sulle donne. Potete vedere anche appunto gli ombrellini rossi rovesciati, splendido vestito di Antonella rosso. Di che si tratta? Beh, è una serata in cui ci sfidiamo ai fornelli, perché vogliamo che i coltelli possano essere usati solo in cucina. Bisogna cucinare per amore, solo per amore, e per ricordare che abbiamo infatti preparato una tavola dei diritti della donna, cui abbiamo declinato tutta la legislazione al femminile che in questi anni si è susseguita, per non parlare soltanto di codice rosso, anche perché riteniamo che la tutela, cioè per evitare che si arrivi a fatti eclatanti come i tanti delitti di cui sono vittime le donne, occorre effettivamente una tutela della famiglia, una tutela della dignità della donna come lavoratrice ed una tutela della donna anche rispetto alle sue ambizioni professionali. Quindi abbiamo anche ricordato tutte le varie legislazioni sulle quote rosa, che hanno consentito quindi l'ingresso di maggiori donne nei consigli di amministrazione, oppure tutta la normativa anche sul sistema carcerario, quello che ha consentito a molte donne di tenere con sé i propri figli, oppure di avere delle agevolazioni rispetto alle misure detentive, proprio rispetto alla loro funzione della maternità. Diciamo che questa ultima cosa che hai citato sul sistema carcerario e la possibilità delle donne di tenere i bambini, diciamo, magari le donne ovviamente alle madri fa piacere, ma non è un granché per quanto riguarda i bambini. Beh, sicuramente il carcere non è un ambiente idoneo per far crescere un bambino, però in ogni caso c'è la necessità di instaurare un legame con la propria madre, e questo legame ovviamente è l'unico, e quindi rendere anche orfani delle madri i bambini per colpa delle madri lo trovo assurdo. Ovviamente questa normativa prevede solo fino a strutture adeguate, quindi non abbiamo carceri così tanto adeguati, questa è la verità. Però ecco, parliamo di questo tipo di normativa, di questo tipo di difesa dei diritti delle donne. Ho visto anche accennata, perché hai fatto dei volantini su ogni tavolo con queste normative, anche la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Quindi la procreazione assistita, ma anche la legislazione sulle libertà di scelta delle donne, no? La scelta sul divorzio, la scelta sull'aborto, quindi una serie di normative che sono state un segno tangibile di un'evoluzione culturale a favore della donna, e mentre oggi assistiamo invece ad una involuzione che è di natura culturale, non è di natura normativa, perché tutte le norme che il nostro legislatore ha previsto erano già sufficienti a tutelare le donne. Il problema è che spesso soprattutto nelle crisi familiari, che sono quelli contesti maggiormente in cui si arriva ad exitus così critici come l'omicidio, nascono effettivamente anche da difficoltà economiche, quindi anche il fatto di non avere una vera indipendenza economica non consente ad una donna di denunciare subito, di avere paura, di avere paura della famiglia, paura di restare sola, paura di perdere lavoro, e quindi questo sicuramente a nostro avviso incide anche sull'evoluzione di alcuni di questi fatti, mentre le crisi coniugali potrebbero essere contenute se comunque ci fosse anche un contenimento sociale di quelle che sono le esigenze della famiglia. Di fatto noi facciamo il Family Day, ma una vera legislazione sulla famiglia, a favore delle famiglie, non l'abbiamo mai avuta. Sì, peraltro comunque sia il disagio economico aggrava ogni problema all'interno anche della famiglia e i rapporti umani. Senti, un'ultima domanda ti volevo fare, dopo ci direi anche qualche diciamo ospite importante che ci sarà. Ci sono delle nuove sfide, tu come avvocato ovviamente ne sarai al corrente, ovviamente le vivrai, per quanto riguarda nuovi gruppi familiari, cioè nuovi provenienti da ambienti extraeuropei, immigrati in pratica, dove i rapporti familiari e sociali sono ben al di sotto del rispetto, insomma, standard che
pure qui è basso, ma insomma, per quanto riguarda il rispetto della donna, insomma, siamo meglio rispetto ad altri posti. Beh, sì, sicuramente noi ci riteniamo uno stato evoluto, quindi un paese culturalmente evoluto. Quindi se facciamo il paragone con delle civiltà meno evolute di noi, risultiamo migliori, ma ci sono anche civiltà più evolute di noi, basta pensare ai paesi scandinavi dove c'è una vera legislazione ed una vera attenzione alle esigenze sociali delle persone, perché è questo che sta mancando in questo momento, no? C'è meno attenzione nel momento in cui ci ritroviamo di fronte a scelte governative che incidono sulla cultura, no? Quindi su quello che è il futuro dei nostri figli, sulla cultura, sulla scuola, è ovvio che investire meno nella scuola poi porta a investire meno anche nelle capacità professionali. Vedremo questa apertura soprattutto agli asili, cioè, pare universale, che però comunque sì, poi non ci stanno, quindi insomma bisogna anche un pochino calibrare. Senti, qualche invitato importante in questa serata? Beh, a mio avviso sono tutti importanti, perché intanto quest'anno noi festeggiamo 18 anni dell'associazione, per cui abbiamo qui in sala quasi tutti i soci onorari e abbiamo fatto una serata molto più ristretta e contenuta di quelle precedenti, proprio perché volevamo festeggiare con chi ha costruito con noi la storia di Justo Gustando. Poi abbiamo sì una commissione, una giuria, perché stasera c'è appunto questa gara culinaria tra avvocati e magistrati, perché comunque anche il nostro impegno è sempre stato tra o gli uni contro gli altri? No, tra, perché il nostro impegno è stato sempre quello di abbattere la barriera, perché riteniamo che il dialogo tra avvocatura e magistratura sia l'unico modo per fare giustizia, e quindi sicuramente la cucina accomuna, abbatte le barriere e crea unione, no? Condivisione, e quindi noi oggi abbiamo radunato tutti i soci onorari storici, i soci fondatori, quelli che da anni ci hanno sempre seguito, infatti abbiamo anche tanti concorrenti che hanno già vinto edizioni della gara. Poi in giuria abbiamo ovviamente le istituzioni, abbiamo il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il presidente della Camera Penale di Roma, abbiamo la presidente della sezione famiglia di Roma, la presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, abbiamo la senatrice Paola Binetti, che sappiamo tutti essere una donna che si è sempre battuta a favore delle politiche sociali, la senatrice Silvia Vono, che invece fa parte anche della commissione investigativa contro la violenza alle donne, quindi abbiamo anche questo impegno politico, e poi stasera raccogliamo anche fondi per altri soggetti deboli, per le persone down, quindi in commissione c'è anche una rappresentanza dell'Associazione Italiana Persone Down, abbiamo stasera tanti ragazzi down che ci stanno aiutando, e poi ci sarà lo scatto per il calendario Just Femina 2020, cioè ogni persona può posare per il calendario, il ricavato del calendario verrà venduto subito prima delle vacanze natalizie, il ricavato andrà all'AIPD, quindi una serata abbastanza piena. Ci sarà la nostra madrina della gara culinaria, Matilde Brandi, che poserà anche per il calendario. Aspettiamo anche delle gradite sorprese che non voglio ancora svelare, rispetto anche alla presenza di altri artisti che hanno sposato la nostra causa, quindi, e poi consegneremo un premio speciale per noi, che è il premio che diamo agli artisti che gratuitamente ci hanno sempre sostenuto. Sappiamo che ovviamente gli artisti ovviamente hanno bisogno anche loro di un cachet, perché comunque il loro lavoro devono vivere, però spesso ci sono persone generose che comunque prestano il loro volto e ci consentono magari anche di sortire maggiori effetti grazie al loro intervento, e questo è stato Fabrizio Frizzi per noi, per cui stasera consegneremo un premio a Carlotta Mantovan, premio che non abbiamo fatto in tempo a dare a Fabrizio, purtroppo. A questo punto non resta che dire buona serata.